Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati e bentrovati nel mio canale Fantasie di Terry. Ragazze, oggi nuovo video in collaborazione con un nuovo sito. È un periodo che, devo dire la verità, mi sto divertendo tantissimo a testare tanti prodotti e tante cose. Sono molto curiosa, ve lo confesso, e mi piace sempre testare nuovi materiali e nuove, diciamo, e fare nuove creazioni. Oggi andiamo a conoscere un negozio nuovo con cui non ho mai collaborato. Il nome del negozio è Craft Day New. Craft Day New mi ha contattato qualche settimana fa e ho accettato con piacere di collaborare con loro. Allora, loro hanno, diciamo, un negozio dove tratta un pochino il diamond painting, non so se conoscete, il punto a croce, quindi cross stitch, e poi hanno degli strumenti per il cucito, quindi tutto per, diciamo, il cucito, aghi, fili, ho visto anche filo da rigame e tanto tanto altro. Adesso io ve lo faccio vedere un pochino, che ho qua il tablet vicino, e vi faccio vedere anche la grafica del negozio, eccolo qua, che è molto carino. Ecco, questo è il negozio, quindi Craft Day. Come potete vedere, questa è la grafica del negozio e ci sono anche dei bellissimi quadri. Per se vi piace pitturare, fare qualche cosina del genere, c'è di tutto e di più. Vi faccio vedere qua un pochino, cioè, cambiate anche la lingua se non capite l'inglese. Vedete, questi sono tutti dei quadri. Questi sono con la tecnica del diamond painting, quindi dei brillantini. E poi magari scorrete e guardate, il sito è molto grande. Quindi questa è la pittura a diamante. Quindi c'è anche il punto croce per chi è bravo a ricamare. Vedete? Questi sono tutti dei quadretti a punto croce. Poi ancora abbiamo, allora, gli strumenti, che come quelli che vi parlavo prima io, quindi ci sono gli strumenti per il ricamo, per il cucito, vedete, e tanto tanto altro. Comunque qua la pagina si carica lentamente, però ecco, le forbicine, vedete, anche le borsette per portare, diciamo, un borsetta kit per tutti gli attrezzini. E come potete vedere, anche i prezzi sono abbastanza buoni. E allora, adesso io vi ho mostrato un pochino come funziona qua il sito, vi faccio vedere quello che ho preso io, che ho scelto dal sito. Loro vi danno l'opportunità tramite il mio canale, quindi, di avere un codice sconto che è Terry10, poi magari io vi metterò in sovraimpressione per usufruire dello sconto del 10%. Allora, io ce l'ho qua e adesso vi faccio vedere un pochino il tutto. Vi danno all'incirca un budget di 20 dollari o 20 euro, adesso non ricordo, ma all'incirca quello è. Allora, tanto per cominciare, vi faccio vedere questo qua, che questo qua l'ho scelto sì io, però è una cosa che piaceva a mio figlio e ho detto scegli una cosa e poi magari questa se la farà io ve la faccio vedere. Allora, questa è una tela, mio figlio è molto amante del Giappone e quindi ha scelto questa tela, dove potete vedere che ci sono anche i colori e i pennellini, quindi bella tutta completa. E questo, diciamo, che è il metodo della pittura con i numerini, e questo anche i nostri ragazzi possono divertire a fare questo tipo di hobby. Certo è che io, quando l'ho visto, i numeri sono piccolissimi e quindi ci vorrà un po', scusatemi il telefono, ci vorrà un pochino di tempo prima che lui riesce a completarlo, ma poi al limite gli darò una mano io. Adesso lo alzo un pochino, allora, vedete,
Praticamente questa tela che cosa rappresenta? Adesso ve lo faccio vedere qua. Eccolo qua. Rappresenta proprio il Giappone. E quindi vedete diciamo, le montagne, il sole al tramonto e poi al centro del lago c'è questa casa classico stile giapponese. E questo dovrà essere un dipinto. È molto bello perché è in tela, quindi un bel quadro. E questo è una delle tre, diciamo, dei tre prodotti che io ho scelto. L'unica cosa, non mi hanno messo, sicuramente l'hanno dimenticato, non mi hanno messo diciamo la carta di accompagnamento, la bolla di accompagnamento dove ci sono tutti, diciamo, i codicini. Adesso però di questo qua sto vedendo che forse non c'è neanche. Aspettate un attimo che vedo qua. No, questo è sempre il disegno ecco, eccolo qua, nella busta era. Penso che sia questo qua. Vedete? Il codice. Ok, questo qua diciamo che è il primo prodotto, dopo me lo vado a sistemare. Poi ho scelto questa qua che è una borsa perché rappresenta l'iniziale del mio nome, quindi la T di Terry, di Teresa. E questo è con la tecnica del diamond painting. Eccolo qua. Vedete? Con la T, questo andremo, sarà uno degli oggetti del tutorial, andremo a decorarla insieme. Dentro ci sono, penso, i brillantini. Allora. Ecco, quindi il kit comprende i brillantini e poi la penna e la cera che servirà poi per attaccare i brillantini. E questo qua è l'altro kit. Vi faccio vedere di nuovo il codice. Eccolo qua. E come ultimo kit ho scelto questo qua, che dovrebbero essere dei portachiavi. Intanto vi faccio vedere il codice, che è questo qua. Ecco, e andiamo ad aprirlo insieme. Giustamente il kit contiene sempre i brillantini, la penna e poi adesso vedete questi sono dei portachiavi. Vi faccio vedere i soggetti che sono questi, diciamo, questi pupazzetti. Guardate che sono bellini. Questi li andremo poi a fare qualcuno insieme. Ecco qua, sono tutti diversi. Vedete? E sono fronte e retro. Sono cinque soggetti. Eccole qua. Ci sono quindi poi i moschettoni da agganciare. C'è il, vedete, il buchettino. E poi abbiamo al solito la penna con la cera e il vassoietto e tutti i vari brillantini. Eccole qua. Ragazze, andate a dare quindi un'occhiata al sito. Il sito ve lo ripeto, poi magari vi metto il logo in basso qua a destra. È Crafted Day New. Ci sono delle cose molto simpatiche, anche per i vostri ragazzi, se piace pitturare, fare anche qualche cosa così. È un pochino per il cucito creativo, quindi tanto tanto materiale anche per il cucito creativo. Il mio codice sconto, vi ricordo, è TERRY10, così potete usufruire del codice sconto. Penso di non dimenticare niente. Questo è il primo video unboxing a cui seguiranno i due video tutorial. Bene ragazzi, questo qua è tutto. Spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo e qualche anche, diciamo, un sito nuovo. Io ad esempio non lo conoscevo per niente, se non era che mi contattavano loro. Ebbene, e allora ci vediamo alla prossima, quindi con il video in collaborazione. Un bacione a tutti e a presto. Ciao ciao.